Entr'acte. Il film. Il film di cui stiamo per parlare si intitola Mahi va Gourmet, ovvero Fish and Cat, di un promettentissimo regista iraniano che si chiama Shahram Mokri, che io ho avuto la fortuna di vedere a Venezia, era nella sezione Orizzonti, e ha vinto il premio speciale per il contenuto innovativo, perché veramente era innovativo, è stato uno dei film più belli che abbia visto a Venezia. Dopodiché ha vinto anche Lisbon and Estoril Real Film Festival, che c'è stato dall'8 al 18 novembre. Qui invece il premio per il miglior film, qui ha vinto proprio il riconoscimento più importante. Ma non è finita qui, è stato anche, ha avuto anche la nomination per la miglior regia alla 7ª edizione degli Pacific Screen Award, che sono stati a Brisbane in Australia il 12 dicembre, e poi ha vinto la menzione speciale, il premio speciale della giuria invece al Dubai Film Festival, che c'è stato dal 6 al 14 di dicembre. È un film particolarissimo, dura perché 130 minuti circa, 134 minuti dovrebbe essere, ed è in un unico piano sequenza. Allora, molte persone con cui ricordo avevo parlato anche a Venezia non erano andati a vederlo, perché comunque si sa, c'è sempre la trama che viene raccontata, no? Un pochettino prima, per cui visto che sono tanti film non si può andare a vedere tutto, si sceglie anche in base a quello. La storia vera da cui è tratto questo film racconta di un fatto di sangue, anzi un fatto di cannibalismo, ovvero di tre macellai che, trovandosi in periodo di crisi, siamo nella regione caspica, trovandosi in periodo di crisi, non avendo carne, praticamente andavano a caccia di persone e cucinavano carne umana. Allora, noi l'ambientazione è un raduno di aquilonisti durante il solstizio d'inverno, in questo laghetto che ricorda veramente molto i film, non so, tipo Venerdì 13, avete presente, con Jason, quindi è tutto molto grigio, tutto molto nuvoloso, è un'ambientazione particolare. La cosa bella però è che molti, vi dicevo, non sono andati a vederlo proprio perché avevano paura di vedere qualcosa di forte, qualcosa di splatter. In realtà non si vede praticamente una goccia di sangue, non si vede nessun atto di violenza. Diciamo, l'unico omicidio che vediamo in realtà alla fine ci è raccontato dalla stessa vittima, ed è di una bellezza veramente incredibile. Ma tornando invece dal punto di vista tecnico, è eccezionale questo film perché, dicevo, un unico piano sequenza, quindi già la difficoltà di fare un film con la telecamera che non stacca mai è, credo, ovvia veramente per chiunque. Ma il Shahram Mokri ha fatto un passo in più, perché normalmente noi pensiamo a un piano sequenza, quindi la linea temporale è quella. No, noi cominciamo a seguire un personaggio, poi la telecamera si sposta, non è mai ovvio quale personaggio cominceremo a seguire, ci sono momenti anche di smarrimento quasi dal punto di vista proprio dello spettatore, fino ad un certo punto in cui la telecamera fa un giro su se stessa e improvvisamente noi ci rendiamo conto che siamo tornati indietro nel tempo. Quindi c'è un gioco eccezionale proprio con lo spazio e con il tempo, per cui noi seguiamo di volta in volta personaggi, ma in un tempo che si ripete, quindi una volta seguiamo un personaggio, una volta ne seguiamo un altro, e risentiamo anche a distanza, per esempio, gli stessi discorsi che prima invece avevamo sentito direttamente, ed è, vi assicuro, un effetto eccezionale. Il film, io spero tantissimo che arrivi in Italia, purtroppo credo che sarà molto difficile. Questo è il secondo lavoro di Shahram Mokri, già nel 2009 aveva esordito con un film che si chiamava Ashkan, The Charmed Ring and Other Stories, che aveva avuto molto successo anche quello. Speriamo che arrivi questo e che
tornino anche altri film di questo regista iraniano, che è veramente, veramente è stata una sorpresissima alla 70esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Entr'acte.